Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, ve l'avevo detto, ve l'avevo già anticipato ieri ragazzi, che con l'uscita della patch 5.2 avremo avuto un sacco di materiale da farvi vedere ragazzi. Prima abbiamo fatto proprio il video che parlava di tutta la patch notes e abbiamo visto quante modifiche incredibili che ci sono e che sono arrivate sul nostro tanto amato Fortnite. Abbiamo visto come i distributori automatici siano diventati assolutamente OP, abbiamo visto l'arrivo della nuova modalità, hanno messo anche i clacson agli ATK, insomma è arrivata anche la nuova arma. Non potevano ovviamente ragazzi mancare le nuove skin, i nuovi picconi e i nuovi backpack che voglio andare a commentare in questa reaction insieme a voi. Io li ho visti molto velocemente, adesso li guardiamo ragazzi. 3 2 1 Arbrino, guardalo qua. Allora, questo qui è un tipo allucinato sicuro. Questo qui è un tipo viola arrabbiato con non so che cosa, che ha due robe che gli girano intorno alla testa. Potrebbe essere la skin di Twitch Prime? Non ne ho idea ragazzi, non saprei, penso che non ne ho idea. È comunque il classico giocatore player maschile di default, semplicemente cambiato di colore, viola con i capelli bianchi. Ed eccolo ragazzi, ve l'avevamo detto che c'era il Durburger Man. Ragazzi, arriverà la skin del Durburger, eccola qui ragazzi. Ovviamente non aspettavamo l'ora di poterla shoppare. Secondo me non sarà leggendaria, non lo so, potrebbe essere epica come il Tomato Head, non lo sappiamo, il skin con la testa di pomodoro, molto molto carina ovviamente, un grande omaggio ad un grande negozio di Fortnite. Ed eccolo ragazzi, uno dei due mitici anni 80 style ragazzi, quelli i palestrati degli anni 80 con la classica tutina della Adidas, non dico il nome, come si dice, colore fucsia e azzurrino, canottina sotto, la grande capigliatura, tutta bella gonfiata qua e tutta bella lunga di qua, occhialozzo tattico e ovviamente bandana parasudore. Si arriva ragazzi ad un'altra skin che vi avevamo anticipato, il panda ragazzi. Come sempre oramai stiamo vedendo che stanno continuando a cambiare le skin dell'orsacchiotto ragazzi, e anche questo panda non poteva mancare per i collezionisti ragazzi. Abbiamo quello rosa classico, abbiamo quello americano per la festa del 4 luglio e adesso arriva anche il classico panda colore panda. Andiamo avanti, il primo Street Racer, questa è la Street Racer femminile ragazzi, lo riconosciamo appunto dalle zinne ma anche dal capello che gli esce dal casco. Niente di esagerato, è bianca, così, con la tutina da corsa, casco nero con visiera nera, sicuramente vedremo, la vedremo meglio nello shop ragazzi. Ed ecco la controparte femminile meravigliosa, meravigliosa con la capigliatura, sembrano i miei capelli, con la capigliatura Avalon ragazzi, la tizia che va a fare ginnastica nelle palestre, quelle che si affacciano alla strada degli anni 80, collana alla Wilma dei Flintstone, occhiali viola super super, classica maglia fucsia come il suo compagno e ovviamente la immancabile barra parasudore. Si va con la controparte maschile che, oi, dite quello che volete, ma a me sembra un pochettino più bella la parte maschile rispetto a quella femminile. Street Racer maschile, ragazzi, anche lui tutto bianco, con casco bianco e sembra che abbia tipo una roba qua che non capisco. Tutta da corsa con colletto per rimanere alla moda anche a 300 all'ora. Andremo a vedere anche questa nello shop se sarà bella oppure no. E arriva l'ultima skin ragazzi, lo Sushi Chef ragazzi, me lo aspettavo diversamente, invece è molto carina, molto bella, il tipo che fa lo chef del sushi, kimono, backpack dietro, lo andremo a vedere tra pochissimo. E anche lui c'aveva un pezzo di corda che gli avanzava, se l'è legata intorno alla testa ed è pronto per andare a affettare il pesce. Il primo backpack ragazzi, eccolo qui, questo è il backpack sicuramente dei tipi che fanno palestra, perché come vedete sul dorso ci sono
i pesi della palestra legati con la cintura, quella per evitare che ti partano le vertebre come se fossero dei piattelli da lancio. Quindi sicuramente ragazzi, backpack in ottimo abbinamento con la skin. E questa secondo me questa è per la tipa e quello là è per il tipo, perché questa ragazzi è la mitica radio anni 80, musica 7. Io le amo queste radio, le amo veramente, hanno una potenza che gli stereo di oggi se li sognano, ti consumavano 9 pile torce, quelle grandi così, ma valevano davvero la pena. Ovviamente ragazzi, il backpack del Durburger non poteva non essere patozze fritte violente. Queste mi piacciono parecchio ragazzi, le vedo bene abbinate in tante skin, divertentissime da vedere, tanta roba, anche queste GG per le patozze sul Durburger, scusate per il ruttino. Il backpack ragazzi, il backpack del Panda, ovviamente il classico bambù. Abbiamo visto ragazzi che il Panda di default aveva il fiocchetto nero, il Panda del 4 luglio aveva i fuochi d'artificio, il Panda normale giustamente ha il suo tanto amato bambù. Questa ragazzi è questo è il backpack dello Street Racer. E voi dite, sei sicuro Xuder? Sì, perché è bianco ed è incoordinato, quindi o non si chiamano Street Racer o non ho idea del perché abbiano una katana piantata dietro nello zaino. Non lo so ragazzi, ci capiremo meglio più avanti. Eccolo, che figo ragazzi, il mini, questa qua è la cucina del sushi con la barca dove ci metti sopra il sushi ragazzi. Questo è un backpack fighissimo, se gli hanno fatto la lanterna che si illumina è meraviglioso ragazzi. Ovviamente backpack che va ad abbinarsi al chef master del sushi ragazzi, uno dei più belli, forse sì, forse il più bello, ancora più bello delle patatine. Avanti ancora con il piccone ragazzi degli exercisers, quei due tizi che fanno palestra, piccone formato da un manubrio e da dei pesi tutti verso l'alto, molto colorato, con anche come vedete in fondo la roba per bloccarli, non si sa come facciano a non cadergli sulle mani. Bellissimo ragazzi il piccone, credo sia quello del Panda questo ragazzi, credo sia il suo perché è veramente tanta roba. Non penso sia quello del sushi perché vedo appunto delle cose verdi, però potrebbe benissimo essere il coltello del sushi raga, non lo so, staremo a vedere. No, penso che sia forse in realtà il coltello del sushi raga, non saprei dirvi con precisione, lo scopriremo strada facendo. Bellissimo raga, questo invece è il piccone di chi? Del Panda, questo è il piccone del Panda, non ci azzecca niente col colore ma penso che sia il piccone del Panda e non può essere il piccone dello sushi chef raga, non lo so, è bellissimo come piccone, veramente veramente figo, andremo a vederlo e chiudiamo ragazzi. Questo lo voglio, questo è mio proprio, questo è mio, il mega palettone gira hamburger ragazzi, che ovviamente non può che non essere abbinato al mitico Durburger Man ragazzi. Beh ragazzi, direi che abbiamo veramente visto una mega carrellata di skin, picconi e backpack che stanno per arrivare nei prossimi giorni su Fortnite. Io vi ringrazio davvero tanto ragazzi per tutto il supporto che state dando anche ad agosto al canale, lo so che siete tutti in vacanza ma grazie comunque di cuore ragazzi per essere sempre presenti e per crederci. Vi ricordo sempre, mi raccomando raga, non vi dimenticate un bel pollicione in su e ovviamente ragazzi scrivetemi qua sotto nei commenti qual è la vostra skin preferita, il vostro backpack preferito e il vostro piccone preferito tra quelli che avete appena visto. Mi raccomando, una bella iscrizione al canale e noi ci vediamo stasera in live. Ciao!